pulsi sta una seconda sa c'è che visto dolasi. Sono passati 25 anni di solidarietà e di battaglie, abbiamo, come dire, cresciuto, una educato anche una intera generazione, accostandola alla cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà. Kroz njih si pustila ga vrane, vrane odjednom. Bez huliranja molim pokaži sve što osjećaš. Ja ne razumijem sebe ni tebe ni ostale ljude. Previše pažnje posvećujem na izgled nevažnim stvarima. Previše snova me splelo u mrežu i nemam adute u ovom svijetu. Getto inizia nel 92 allo scoppio della guerra in Bosnia e Erzegovina, ma come associazione Luciano Lama nella realtà iniziamo, ci siamo fondati nel 1998. Prima eravamo il comitato per gli aiuti umanitari nella ex Jugoslavia della CGIL siciliana. Partita la quarantena di San Antonio. Ski horoskop tarot, gatare drljaju dlanom. Ženke i mužjaci uzdišu glasno dok mijenjaju strane. Skalpeli režu ostatke intime i mijenjaju planove. Polusvijet bira i kreira. Questo genere è stato inaugurato nel 2009 e alla presenza del vescovo Monsignor Pennisi, che allora era vescovo della diocesi di Piazza Armerina, oggi arcivescovo dell'arcidiocesi di Monreale, più la presenza di autorità, c'era anche l'ambasciatore di allora, e c'erano l'imam musulmano, il patriarca ortodosso, sono cose naturalmente che noi ormai ripetiamo da quasi 20 anni. Siamo forse... Quindi l'unione della religione. Noi forse siamo sicuramente in Bosnia e Erzegovina siamo gli unici che siamo riusciti a mettere assieme i rappresentanti delle quattro religioni monoteiste, ivi compreso quella piccola rappresentanza che c'è del mondo ebraico, e che naturalmente in quelle circostanze parlano la stessa lingua. Sve što vrijedi ljubav, sad kao mora, sve što vrijedi ljubav. Emotional blackmail, rekli bi, is that your only weapon, pitali bi Ameri. È bellissima l'idea di portare centinaia di ragazzi insieme che si mescolano da città che normalmente non si incontrano, far trovare delle famiglie che li amano in Italia e farli tornare qua per continuare una vita che li lega comunque a quello che conoscono nelle famiglie in Sicilia, in Sardegna, in tutte le regioni dove l'associazione li sta portando. Quindi penso sia un impatto grandissimo che potrà avere anche uno sviluppo molto importante in futuro se sapremo accompagnarlo. L'esperienza con Davide è un'esperienza diversa, è un'esperienza molto più profonda, molto più coinvolgente, ed è tanto quello che veramente lui dà a noi, al di là di quello che noi possiamo dare a lui, che è un confronto. E in questo viaggio in Bosnia io sono andata a trovarlo a Sarajevo, anzi lui con la mamma e le sorelle sono venuti a trovarci il giorno della presentazione del libro, e poi io sono stata a casa sua, quindi ho condiviso un pezzo della sua vita, e questo per me è stata un'emozione grandissima, non mi sarei aspettata che fosse così grande.
un'esperienza che ovviamente ci ha unito maggiormente, è una cosa che volevamo fare, perché ovviamente la coppia, cioè per natura la coppia deve avere dei figli. Noi purtroppo non abbiamo avuto questa fortuna, quindi abbiamo dei nipoti entrambi e abbiamo tanto affetto da dare. Ci sentivamo un pochino vuoti, non proprio vuoti. Comunque sentivamo proprio il bisogno di dare il nostro amore a qualcuno che potesse essere accolto nella nostra famiglia. Con Belma siamo riusciti in questo intento. Dopo l'incontro con il responsabile della Sardegna, Maurizio, abbiamo riflettuto un attimino, perché non era una scelta facile, perché prendere un bimbo e occuparsi di un bimbo, insomma di 6 anni, non è semplice, infatti non è stato semplice, soprattutto la prima accoglienza, in quanto il bambino proveniva da un istituto, quindi la situazione rispetto alla famiglia è diversa. Non hai molte informazioni, perché non sai se il bimbo ha una famiglia alle spalle o non ha una famiglia, e questo è molto importante. Il bimbo proviene da Selomira, che è un istituto organizzato abbastanza bene, ma isolato, il che il bimbo forse non era mai uscito, non conosceva il semaforo, come non conosceva le strisce pedonali, quindi non sapeva come comportarsi fuori di casa. Poi la lingua e soprattutto il cibo. Un bimbo che era abituato a determinati cibi, i nostri erano una novità, e si rifiutava di assaggiare qualunque cosa, quindi abbiamo faticato parecchio. Dal gennaio del 1997 all'ambasciata italiana e sono assistente dell'ufficio consolare, e nel 96 ho conosciuto Pino Castellano e l'associazione Luciano Lama. Così la nostra collaborazione e amicizia dura già da 21 anni. Dal 1 gennaio del 99 l'Italia ha fatto obbligo, diciamo, del visti per entrare in Italia, perciò l'associazione si è rivolta a noi già a dicembre del 98, mi ricordo, con la richiesta di 350 visti da fare per i bambini. Quello che noi siamo riusciti sempre a farlo in un breve periodo, perché sempre era in fretta un po', ed anche cercavamo sempre di farli gratuiti, questo era un piccolo nostro contributo. Qualche volta, per tanto lavoro, tante scatole piene di visti, di passaporti e tutto, si rinunciava pure il pranzo per poter farli in tempo. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Sono 20 anni che lavoro presso l'ambasciata d'Italia qui a Sarajevo. Ho cambiato un po' diversi uffici, ma mi ricordo bene perché anch'io lavoravo in ufficio visti nel 99, e mi ricordo anche questo
queste scatole di passaporti di Luciano Lama che ci spaventavano un po', perché a dire la verità all'epoca facevamo da 17.000 a 18.000 visti all'anno, che erano distribuiti nelle giornate, diciamo c'erano le giornate con 50, con 60, 70 visti, e arrivava l'associazione, cioè Pino Castellano, con queste scatole di questi 300, 400 passaporti. L'organizzazione del viaggio, diciamo che parte almeno due mesi prima dell'arrivo dei bambini, e si inizia intanto a stabilire le provenienze dei minori, quindi la nostra collaboratrice referente in Bosnia si occupa di contattare i ragazzi, di far far loro il passaporto, le apostille, e dopodiché inizia a sistemare i bambini nei pullman in base alle loro provenienze. Dopodiché l'associazione chiede ai volontari, famiglie, soci di collaborare, comunque di voler partecipare anche a questo viaggio per dare una mano, per rendersi conto di quello che effettivamente fa l'associazione quando viene qui e viene a prendere i bambini. Tanto diversa, ma infine diversa da questa che si vive in ogni appartamento, in ogni famiglia che viviamo noi, che abbiamo le famiglie. Noi siamo tutti insieme, tutti siamo famiglia, però a questi bambini manca tanto, manca la carezza. Io ce l'ho anche amore, tutto questo da dare a questi bambini, però a tutti i 12 bambini, non in stesso tempo, non c'è. Non puoi sempre dare tanto quanto loro vogliono che li do. Fra un mese, fra due mesi, poi i bambini aspettano tanto, aspettano che i genitori vengano, però poi i genitori non vengono mai più, e i bambini rimastano così tristi da morire. Poi se vengono i bambini che ad esempio non hanno i genitori, vengono qui spaventati, sai, è sempre una situazione triste. Persone, quando gli dici che sono bambini dall'istituto, pensano è una cosa brutta, si fanno tante le domande, se hanno di vestirsi, cosa mangiano, sono preoccupati, e invece non possono sapere come si vive in istituto prima che vengano qua e vedono. Sono cresciuto senza genitori
genitori non può cambiare nessuno, però lavorano, ci sono persone che riescono a regalarti amore. Riescono a regalarci amore e sono, non possono tutti fare questo lavoro, proprio devi essere portato, portato per fare questo lavoro. Abbiamo l'asilo dove ci sono bambini piccoli da 3 a 4 fino a 6 anni, là pure stanno bambini piccolissimi, più piccoli, neonati, abbiamo bambini da un mese e poi crescono, ci sono stati che hanno finito l'università e ora sono i professori, i dottori e io sono uno di loro, sono cresciuto in istituto e ora lavoro qua. Particolare perché ci avviciniamo ai 25 anni di attività della nostra associazione, dell'organizzazione non governativa Luciano Lama, tant'è che in questa circostanza abbiamo avuto un grande evento a Sarajevo, proprio nella sede del Museo Nazionale, alla presenza dell'ambasciatore che assieme abbiamo presentato il libro che ho scritto l'anno scorso dal titolo Il giardino dell'accoglienza. È un'accoglienza particolare, dicevo, perché ci avviciniamo a Natale, data delle nozze d'argento dell'associazione. Le famiglie trepidano per vedere arrivare questi bambini che passeranno 45 giorni di vacanze nella nostra bellissima Italia, perché noi siamo presenti in 8 regioni d'Italia. Aspettavamo sempre quel periodo quando i bambini andavano in Italia ed eravamo pronti per questi passaporti, per questi visti. Lo consideravamo anche un nostro piccolo contributo nel cercare di aiutare questi bambini che erano i nostri bambini, i bambini della Bosnia e Erzegovina. L'unica cosa che posso dire veramente è ringraziare tantissimo a Luciano Lama, a Pino, a tutti quelli dell'organizzazione, a tutti gli italiani che hanno ospitato e continuano ad ospitare questi bambini, perché è una cosa veramente bella che io sono fiero veramente in questo contesto di lavorare per l'ambasciata italiana, perché so che gli italiani sono la gente che in queste situazioni in particolare aiutano tanto e hanno sempre aiutato, non solo i bambini della Bosnia e Erzegovina, ma tutta la Bosnia e Erzegovina in tutti questi anni, durante la guerra e anche dopo la guerra.
tutti i bambini e famiglie che possono ospitare i bambini, vi consiglio di aiutare.